Corre ai ripari il consorzio di bonifica Lazio Sud-Ovest dopo i numerosi e consistenti danni che i cambiamenti climatici hanno portato nella provincia di Latina, con una serie di interventi che vanno nella direzione della prevenzione e a soddisfare il fabbisogno irriguo delle aziende agricole del territorio. Un progetto ambizioso che creerà un invaso di circa 900 metri cubi, che ripartirà l'irrigazione nel periodo che va da aprile a settembre, ridando così la disponibilità di acqua nei duri periodi di siccità. Il progetto è necessario prima ancora che importante, perché abbiamo parlato dell'alternanza delle situazioni climatiche che creano dei problemi enormi. Quest'anno è stato detto forse si è sofferto un po' meno sia la siccità che paradossalmente anche gli incendi boschivi un po' meno degli anni scorsi, ma questo deve essere un trend da consolidare, mentre noi sappiamo che l'alternanza di questi scenari particolari climatici invece sarà la caratteristica dei prossimi anni. L'Homo Faber si mette insieme alle sue migliori competenze e costruisce dove deve impedire di distruggere alla natura. In realtà la natura non è mai cattiva, la natura quando distrugge è perché forse abbiamo costruito anche male, c'è anche questo tema insieme, però a me piace l'aspetto positivo e propositivo che c'è in questo territorio. Questo progetto che riguarda il fiume Eufente possa essere una grande opportunità per tutti i territori limitrofi. Infatti oggi, oltre alla presenza del comune di Latina come comune capofila, ci sono anche i comuni di Pontinia e il comune di Terracina che sono interessati e confinanti dalla stessa problematica. Tre le opere portanti del progetto che presumibilmente sarà realizzato in 12 mesi e sono una traversa sul fiume Eufente, un impianto di sollevamento, una condotta e un manufatto che restituirà l'acqua nei periodi di fabbisogno in un'area di circa 11.300 ettari di terreni adibiti a coltivazione. Questo progetto va a integrare la risorsa tuttora disponibile che in momenti di crisi idrica è insufficiente. Quindi vogliamo garantire attraverso questo progetto la continuità del servizio idrico, soprattutto nei momenti di difficoltà. Qual è il paradosso in questa provincia? Che mentre 11.000 ettari di territorio vanno in sofferenza, a qualche chilometro c'è il fiume Ufente che scorre a mare, quindi l'acqua non viene utilizzata per l'irrigazione. L'incontro di oggi per noi è fondamentale perché parlare di invasi e quindi dare la possibilità a tutti gli agricoltori di poter comunque continuare a svolgere le loro funzioni che sono fondamentali per tutti, perché noi pensiamo soltanto, no, alla parte impresa, ma ne beneficiamo tutti.